Nel 2022 la BBC ha scelto una voce italiana per eseguire l'inno God Save the Queen, con cui si sono aperti ufficialmente i festeggiamenti radiofonici per il giubileo di platino della regina Elisabetta. Quella voce appartiene a Carly Paoli, classe 1989, un soprano inglese di origini italiane. Poco più che trentenne, si è esibita davanti alle platee di mezzo mondo. Nella sua giovane carriera ha già duettato con moltissimi artisti, da Bocelli a Carreras. Anche Papa Francesco è stato colpito dalla bellezza della sua voce e la sua Ave Maria è stata scelta come inno per il giubileo straordinario della Misericordia. Si divide tra l'Inghilterra, dove è nata, e il Salento, terra d'origine di sua mamma. Nella regione del sole, del vento e del mare ha ambientato anche molti dei suoi videoclip, perché, come dice lei stessa, la mia anima è pugliese. Carly, tu hai una formazione classica, sei un soprano, però hai deciso di dare la tua voce a un repertorio più popolare. Perché? Allora, da giovanissima io mi sono innamorata del mondo di Hollywood, guardando attrici come Judy Garland, Julie Andrews, questi artisti che riescono a raccontare la sua storia dentro la musica. Quindi mi sono innamorata proprio con il testo della canzone e per questo anche oggi io scrivo alcuni dei miei testi, che è una bellissima soddisfazione, però avevo sempre questa voce di un soprano. Mia madre ride perché avevo sempre questa voce più grande del mio corpo. Certo. Adesso ho cresciuto un po'. Adesso spero. Sei alta e bellissima. Tuo nonno Apollonio, peraltro, ti faceva ascoltare Salentino. Sì. Di dove esattamente? Provincia di Lecce, un piccolo paese, si chiama Spungano, dove ci sono tutti i miei... Sì. Canoletta voce, tutto con pure anche la Romina. E quindi, per capirci, tuo nonno ti fa ascoltare la musica, l'opera, e quindi studi. Come sei stata scelta poi per cantare? Tu hai cantato anche a corte, no? Davanti a chi esattamente? Corte inglese, sei britannica, cittadina britannica. Sì. La mia carriera, io ringrazio sempre Roma, perché sinceramente Roma è stato il momento più speciale all'inizio della mia carriera. Ho cantato a Terme di Caracalla e ero quella notte insieme a José Carreras, maestro Andrea Bocelli, e quella notte è stata magica. La vediamo, Carreras e Bocelli. Son recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y sin razón olvidamos. Y me aburría Che meraviglia, che emozione. E, peraltro, hai anche cantato gli inni nazionali alla partita Italia-Inghilterra, sia quello italiano che quello inglese. Allora, quella sera ho dovuto essere la diplomatica. Era un'emozione immensa. Ho cantato a San Siro, grazie alla presidente Gravina. È stata una volta che ho cantato ad Irlanda del Nord. E ovviamente in Irlanda del Nord cantano sempre l'inno inglese, quindi era un privilegio rappresentando i miei due territori. E quell'esperienza mi ha portato qui
a cantare a San Siro. E è capitato che era la prima volta che God Save the King, Dio salva il nostro re, è stato cantato in una partita perché internazionale. Perché era appena morta la regina Elisabetta. Tu hai cantato per Carlo e Camilla in due eventi, il primo al castello di Windsor e l'altro a St. James. E come sono insieme? Che coppia è? Sono persone molto umili. La prima volta, scusami, la prima volta... No, umile. Sì, giusto? Giusto. Ero al castello di Windsor, anzi insieme a José Carreras, e ero molto tesa, puoi immaginarsi. Ma ho conosciuto adesso il re e la Queen Consort prima del concerto, e la cosa più bella è che l'anno seguitivo mi hanno invitato di nuovo a cantare ad una cerimonia speciale, quindi quello era tutto per un artista. E poi anche Kate, hai conosciuto Kate, William. Sì, quella volta è stato a Royal Variety Show. Ogni anno c'è questa bellissima tradizione in Inghilterra dove faranno questo bel concerto che verrà sulla nostra TV at the Royal Albert Hall. Dopo il concerto ogni artista va a conoscere William e Kate. Quella volta era insieme anche ad Ed Sheeran, Gregory Porter, è stato un momento magico, e Kate mi ha detto che le è piaciuto il mio abito. Ah, quindi ho scelto bene quella notte. È vero, sei un po' stile Kate. Bene. Senti Carly, ci fai ascoltare la tua voce? So che tu ci hai portato una delle arie più incantevoli di Puccini, che è Un mio bambino caro, dal Gianni Schicchi, che è appunto il momento in cui questa ragazza chiede al papà di acconsentire alle nozze. È contenuta peraltro in un film meraviglioso che è Camera con vista, Ladies and Gentlemen. In questo momento siete esattamente come Camille e Carlo, come William e Kate, ladies and gentlemen, Carly Paoli. Tornare sui teatri a fare l'opera? Chissà, io amo essere sul palco, quindi chissà. E qual è un palco che sogni adesso? Oh, ci sono così tante. La Scala sarebbe un sogno, però mi sto godendo questo momento di vedere i miei canzoni che crescono a realizzare con l'orchestra.
quando Papa Francesco ti ha detto che avevi una voce da... Com'è che ti ha detto esattamente? Lei ha una voce d'angelo? Sì, quello è stato alla fine di 2016 e ormai ho avuto questo onore di conoscere il Santo Padre dopo hanno adottato la mia versione di Ave Maria e l'ho ringraziato, ovviamente, e lui mi ha risposto con queste bellissime parole. Carli, buon vento, torna a trovarci quando vuoi e tienici aggiornata sui tuoi progressi, perché sei un po' del nostro orgoglio, no? Il fatto che un'italiana... Tu hai genitori tutti e due italiani? No, soltanto dalla parte di mia mamma. Soltanto dalla parte di mamma, però un po', sì, di, un po' di Salento c'è in lei e quindi questo ci rende orgogliosi. Grazie davvero, Carli!